Salve a tutti ragazzi e bentornati a Mike Shosha. Finalmente iniziamo una nuova serie, Until Dawn, fino all'alba. Ed è esattamente questo il nostro obiettivo nel gioco. Abbiamo questi protagonisti e noi cercheremo di farli sopravvivere nel maggior numero possibile. Ragazzi, sono sicuro che ci divertiremo un casino con questo gioco, anche perché questa è la nostra storia. A seconda delle nostre scelte il gioco si modificherà. Abbiamo veramente tantissime possibilità, sono veramente eccitatissimo. Ragazzi, che dire, iniziamo a giocare a questo gioco. Mi piacerebbe però superare i 10.000 mi piace per l'inizio di questa nuova serie. Ragazzi, che dire, lasciate tanti commenti, lasciate tanti mi piace, ma adesso iniziamo. Tra l'altro con la facecam, visto che è un horror, preparatevi, eh. La tua storia è una delle molteplici possibilità. Ragazzi, sono eccitatissimo, ve l'ho detto. Scegli le tue azioni con attenzione. Il minimo errore lo pagheremo, quindi sì, dobbiamo stare molto attenti. Aia. Scelgono sempre bei posti dove trascorrere le vacanze. Non posso credere che tu l'abbia fatto davvero. Non pensate che sia uno scherzo un po' crudele? No, andiamo, se lo merita. Non è colpa sua se ha una cotta per Mike. Anna ha fatto la prima mossa con lui. Mi prendo cura della mia amica Eva. Solo perché è il capoclasse non è che diventa l'uomo di tutti. Mike è il mio uomo. Io non sono l'uomo di nessuno. No, io non sono l'uomo di nessuno. Tu, tesoro. Ragazzi, ci sono già due Mike e non va bene. Anna! I grossi scherzi, eh? Eccola! Mike? Dimmi. Sono Anna. Ciao Anna. Ehi, lo hai visto? Papà ha detto che saremmo stati soli questo weekend. Josh? Ok ragazzi, possiamo muovere la nostra prima protagonista. Mi viene subito un dubbio, perché non accendete le luci? Cioè, ok che... Vabbè, gli altri stanno facendo uno scherzo a quella povera Anna, che a quanto pare ha un debole per Mike. Vabbè, ma chi non ce l'ha? Tutti amano Mike Shosha. Vabbè, giochiamo seri. Tutorial, ok, facciamo il tutorial. Premiamo R2 per raccogliere il biglietto. Il biglietto. Esaminiamo, ok. Anna, you look so damn hot. Sei davvero sexy con quella maglietta. Ma scommetto che lo sei di più senza. Oh! Volano subito le parole cosse. Vieni nella stanza degli ospiti alle 2. Mike. Secondo me, ragazzi, gli stanno facendo uno scherzo. Infatti. Cos'hai in mente quell'ingenua di nostra sorella? Oh, non lo so. Sarà meglio intervenire. Beh, se possiamo vedere le poppe, ragazzi, io... Cioè, non interverrei neanche per scherzo. Comunque dai, andiamo a vedere, anche perché, come vi ho già detto, ribadisco che è uno scherzo. Ma non è uno scherzo quel tizio fuori con la spada. Ci sono degli oggetti luminosi che probabilmente potremmo andare a raccogliere. Tipo questo.
Beh, abbastanza semplice come Jeremiah Gragg. Ok, abbastanza semplice come situazione. Cristo, Josh. Come al tuo solito hai dato il meglio di te. Ho avuto il biglietto. Speravo che venissi. Forse dovremmo solo iniziare, sai, a baciarci e poi si vedrà. Dai, toglitela. Esci lì. Così. Mamma mia, ragazzi, abbiamo iniziato 2 minuti e già stiamo... Oddio, si sta togliendo la maglietta. Cosa? Oh mio Dio. Matt, che cosa ci fate qui? Anna. Scusa, Anna, non doveva finire così. È solo uno stupido scherzo. Marta. Siete davvero degli stronzi, lo sapete? Anna! I big scherzi, addirittura ripresi. Oh, usa la levetta per scegliere. E che dobbiamo scegliere? Trova gli altri o svegliamo Josh? Abbiamo visto qualcosa, ragazzi. Io direi di... Cazzo ne so. Josh è ubriaco, troviamo gli altri, vai. Non lo so, ragazzi, quello è ubriaco lesso. C'è qualcuno fuori. Che diavolo? Anna! Che succede? Dove va mia sorella? Ah, sta bene. Non sa stare agli scherzi. Era solo uno scherzo, Anna. Cosa avete fatto? Stavamo solo scherzando, Beth. Niente di serio. Che coglioni. Anna! Anna! Dovremmo seguirla? Penso che tu sia l'ultima persona che vorrebbe vedere ora, Mike. Oh, merda! Olè! Ragazzi, non possiamo sbagliare questi quick time event. A parte... Ok, veloce o cauta? Io, ragazzi, sono una persona abbastanza cauta. Cerchiamo sempre di prendere le decisioni migliori nel momento in cui ci vengono proposte, ma pensando sempre che dobbiamo salvarli tutti. Ma chiamala al cellulare no, eh? Seguiamo le ombre o seguiamo il rumore? Questo è uno dei classici bivi alla Enrico Ruggeri. Quante vite avrei voluto? Io seguirei le orme. Ma sa, prende tutte le decisioni sbagliate, no? Ecco. Mo ci carica e ci uccide un cervo. Cazzo! Porca troia! Dire le parolacce. Chiamalo Pulsi. Cazzo, Anna! Ma dove sei? Elsa! Anna! Ok, usiamo il touchpad, ragazzi, questa è una cosa fighissima. Vai, sblocchiamo il telefono. Anna! Ok, ragazzi, siamo molto attenti. Orientiamo la torcia. Più che altro dobbiamo stare cauti e cercare di non farci sfuggire. Ah! Neanche un dettaglio. Se stavo a giocare a sto gioco con la luce spenta, penso mo adesso mi stavo cagando addosso. Possiamo anche correre. Correre, vabbè, andare un po' più svelti. Tutto questo perché a Anna gli hanno fatto uno scherzo stupido. Soprattutto quelle maledette hanno parlato proprio nel momento in cui si stava per togliere la maglietta. Mortacci tua! Mi sono un attimo... Mortacci stracci! Mi sono un attimo distratto! Aia, non mi posso... Raga, non so più il giaguaro di una volta, non mi posso prendere questi spaventi. Ehi! Ehi! Ehi, ehi! Ehi, Soul Sister! C'è nessuno in casa? Credo di no. Forza, ragazzi... Ma perché ti sei allontanata da sola come una cogliona? A sto punto, ragazzi... Oh, oh! Potevamo svegliare Josh, no? Che abbiamo trovato qui, un totem. Cazzo è? Oh! Affanculo.
Totem morte, che vuol dire? Attenzione ragazzi. Profezie dei totem. Nero morte, poi abbiamo giallo guida, marrone perdita, rosso pericolo e finalmente bianco fortuna. Le tribù indigene credevano che le farfalle fossero portatrici di sogni e premonizioni. Ogni pezzo di totem predice un possibile evento futuro. Il modo in cui giocherai determina l'avverarsi o meno di queste profezie. Man mano che sbloccherai il totem, gli eventi del passato diventeranno più chiari. Possiamo rivederlo? Allora, non capisco chi è. Trovato da Beth sulla montagna, però... Ok, qualcuno che muore cadendo. Ah, guardate qui! Attenzione, ragazzi, vedete? Ogni personaggio... Che figata! Ogni personaggio, vedete, ha delle caratteristiche che possono aumentare in base a come giochiamo. Per esempio, adesso noi abbiamo perso un po' di punti in coraggio perché siamo stati più cauti. E l'abbiamo aumentati in curiosità perché abbiamo seguito le ombre. Ma vabbè, sto gioco è il top. Abbiamo anche delle relazioni con, vedete, Anna al massimo perché è nostra sorella. Josh credo che sia il nostro ragazzo. Però ragazzi, già mi sono preso un colpo, un infarto di cuore. Vorrei evitarmi. Vorrei evitare il resto. Però quelle ombre le... Sì, le orme le lascio io. Anna! Elsa Moshe Golaf. Hello, motherfucker! Però capite, dobbiamo stare attenti a non lasciare nulla al caso. Ma porca puttanaccia bastarda! Non lo so, non lo so. Che poi la cosa bella, ragazzi, è che ho il volume nelle orecchie sparato a 109. Anna! Anna! Mamma mia, Anna, per due tettine. Anna! Oh mio Dio, starai congelando. Ecco, prendi la mia giacca. Sono una stupida. Che scemo. What the fuck? Anna! Sì. Oh, Cristo santo. No! 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 Indietro! Cazzo! No! Ah! Oddio ragazzi! Resisti! Ah! Tacci del tipo, chi cacchio è questo? Lascia Anna, lasciati cadere! Non lo so ragazzi, chiudo gli occhi! Lasciamoci cadere! No, quello... Ragazzi, io direi che ci possiamo salutare qui per questa prima puntata di Until Dawn. Che cacchio è successo? Sono cadute tutte e due, sono morte tutte e due. Io penso che... Non lo so ragazzi. Fatemi sapere che ne pensate. Continueremo questo gioco perché secondo me è epico. Cioè ci divertiremo un casino. Superiamo i 10.000 mi piace per questa prima puntata di questa nuova serie. Ragazzi, appuntamento ai prossimi video. Un saluto a tutti da Max Shosha. Alla prossima, ciao ragazzi. Ciao. Ore 13, ore 16. Ciao!